Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con Leonardo, il telegiornale delle scienze e delle tecnologie. Incominciamo il nostro giornale con una domanda oggi. Sapete quante vite costa un telefonino? Avete capito bene, parliamo di vita perché quando si parla di cellulari, di telecamera, di videogiochi, non possiamo non parlare di coltan, un metallo più prezioso dei diamanti che permette di ottimizzare il consumo di energia nei chip di ultima generazione. Viene estratto in Congo, spesso a mani nude, ed è radioattivo. I minatori muoiono di tumore e per averlo si combatte. Come fermare tutto questo? Il servizio di Laura De Donato. Un cellulare si può riparare, le sue parti si possono riciclare e con le attuali tecnologie si possono costruire oggetti molto più duraturi. Idee per cambiare il destino del Congo, primo paese produttore di coltan, il minerale che per le sue proprietà di conduzione ed utilità negli ultimi 20 anni è diventato irrinunciabile per il settore high-tech. Ma le cave e le miniere da cui viene estratto non sono high-tech. Si scava a mani nude, maneggiando materiali anche radioattivi, senza orario, senza sicurezza, per pochi centesimi l'ora. Il coltan non è solo in Congo, ci sarebbe anche in Colombia, infatti in Colombia non funziona, ci sarebbe anche in Australia, ma nessuno andrebbe a prenderlo in Australia perché costerebbe molto. John Palizza, ingegnere informatico dal 2010, gira a piedi l'Europa per rompere il silenzio, per chiedere che i materiali che compongono i nostri oggetti tecnologici siano tracciabili e certificabili, come accade con tutti i prodotti. E racconta ai giovani che cambiare si può, ma bisogna assumersi qualche responsabilità. È importante sapere che tutte le cose che abbiamo nelle nostre tasche, vedi, telefonini, oppure anche nelle nostre vite, dai famosi tablet, i computer, i televisori a schermo piatto, ma anche le console di gioco dei bambini e non solo, in qualche modo dipendono dalla vita dei cittadini congolesi, in quanto il minerale che si chiama coltan, che serve per miniaturizzare, fare in modo che si passi da un telefono cosiddetto mattone a un telefonino, l'80% proviene da questo paese. Quindi è importante raccontare la storia di questo paese, molto importante, ex Congo belga, ex Zaire, ma anche ex proprietà del re del Belgio, proprio per il fatto che è molto ricco, ma anche fare capire che siamo corresponsabili di quello che succede lì. Ancora una volta, come è accaduto troppo spesso nella storia del Congo, invece di essere una ricchezza per il paese, il coltan porta con sé milioni di morti per accaparrarsi il controllo a basso costo di cave e miniere. Milioni di persone che fuggono dal proprio paese, il più ricco del mondo. Lavoro nero, morte e povertà. È un muro di silenzio che protegge gli interessi di chi vuole utilizzare il prezioso materiale a basso costo. Un commercio senza regole che travalica i confini del Congo e del Ruanda per arrivare in Europa, in Cina, nel sud-est asiatico, in America. Potremmo noi avere dei telefoni a 300 euro se dall'altra parte i congolesi avessero una vita, insomma, che funziona, un governo e quindi pace, e se loro vendessero il coltan a un prezzo giusto? No, i telefoni a noi costerebbero circa 1000 euro. Lì la gente muore per il nostro benessere, di noi dell'Occidente.